Ciao a tutti, sono Carme del Centro di Cartomanti Europei, sono cultrice del mondo esoterico e specialista della lettura delle rune. La mia aura positiva rischiarerà anche due giorni più neri. Vai su cartomantieuropei.it e seguici tutti i giorni in TV, chiamami allo 0773 49 36 60. Ciao, ti aspetto. Buonasera, sono Carme, ben arrivata in linea. E volevo augurarvi una buona serata, aspettiamo le vostre chiamate in diretta. Nel frattempo che arriva qualche chiamata, qualche consulto da fare in diretta con voi, vi do un po' di indicazioni per quel che riguarda insomma un pochino quello che è il nostro mondo. Intanto vi dico subito che se volete avere informazioni dettagliate, spaziare un po' su quello che è il nostro sito, potete collegarvi su Google e cartomantieuropei.it e lì si apre un pochino la nostra pagina con tutte le indicazioni, è suddivisa molto bene, quindi c'è la zona dove si trovano tutti i cartomanti, la spiegazione di quello che comunque ognuno di noi le nostre caratteristiche, e potete vedere l'immagine, ascoltare anche la nostra voce, la presentazione, e questo è già molto importante per chi non conosce ancora bene tutte noi, e fra l'altro ci sono anche delle persone che sono entrate da poco, quindi magari potete anche andare un pochino a sbirciare le novità insomma di queste persone. Poi ci sono tutti i nostri blog e c'è tutta la programmazione anche della TV in diretta, dove potete andare a vedere le nostre registrazioni e tutti i giochi, un po' tutto quello che è il nostro mondo e le varie rubriche, quella di Igor, le lettere ammonia, la cartomanzia, la lettura della mano, insomma ci sono tutte le indicazioni nel caso, non so, magari nel momento in cui le spiego io non avete ovviamente carta e penna per poter scrivere i numeri, potete comunque ricordare un po' tutto. Intanto vi comunico che ad ogni puntata una cartomante darà un codice univoco, si potrà usare chiaramente soltanto per questa volta, ve lo do in questo momento. La prima persona che chiama, scusate, c'è una chiamata in diretta, poi proseguiamo. Buonasera, sono Carmen, con chi ho il piacere di parlare. Buonasera Carmen, sono Loredana. Buonasera Loredana, ben arrivata in linea intanto. Cosa posso fare per te, Loredana? Voglio vedere se una persona nei miei confronti. Certo. Una storia. Sì, quindi in questo momento non c'è ancora nulla, devo presumere. No, sono amici. Allora, Loredana, quanti anni hai e che segno sei? Allora, io ho 52 anni, sono del Toro. Sì. Lui ha 47 del Toro pure. Ho capito. Come si chiama? Giuseppe. È una situazione libera per tutti e due? No, siamo entrambi impegnati. Tutti e due impegnati. Ho proprio sbagliato totalmente, quindi. Allora, senti, per ora c'è soltanto l'amicizia? Sì. Lui non ha fatto nessun tipo di accenno, di corteggiamento, nulla? No, però abbiamo capito entrambi cosa vogliamo. Ho capito. Vediamo un po' questa situazione. Mi fermo quando ti senti pronta, eh? Benissimo. Destra, centro o sinistra? Centro. Vediamo subito. Beh, non ti sei sbagliata, eh? Un po' tutte e due. Non ti sei sbagliata. Effettivamente lui ha proprio un pensiero verso di te. Quindi qui c'è proprio la persona che è un po' fantastica, un po' sogno in questa situazione. Senti, Loredana, voi dov'è che vi incontrate? Sul posto di lavoro? Ah, ho capito. Allora, eccolo qui. Beh, c'è sicuramente un interesse, questo l'abbiamo visto subito, perché abbiamo la carta del cuore, no? Quindi un interesse nei tuoi confronti molto forte ed un pensiero verso di te. È un uomo molto controllato, ti devo dire. Tu mi hai detto che sei una sua cliente, ho capito bene? Una sua cliente, sì. Lui che cosa fa? Ho capito. Perché ti devo dire che in qualche modo questa persona al momento attuale è come se scappasse un po' via da questa situazione, no? Il pensiero verso la situazione vantaggiosa, nel senso che questa è una carta di cuori, come puoi vedere, no? E iniziare questa storia può essere un vantaggio per tutti e due, no? Perché fa piacere a te, fa piacere a lui, e il fatto che siete sposati entrambi sicuramente
agevola un po', no? Perché chiaramente se si è impegnati tutti e due non c'è mai uno che pretende troppo, cioè riuscite comunque a comprendervi, però è una persona che un po' scappa via, perché? Perché ha un po' paura di quello, è uno squilibrio per lui, qualche cosa di... che forse lui ha paura di buttarsi in questa situazione. Tant'è vero che, guarda, se tu vedi ci sono due carte brutte, che è praticamente la carta del nemico, la carta dello squilibrio, questa è la cassa da morte, la carta di squilibrio, non di morte, per carità, che è un qualcosa che un po' spaventa questo uomo, la sua nazionalità, no? Il fatto che rimane molto con i piedi per terra, anche perché ti devo dire che lui è una persona molto equilibrata per certi aspetti, quindi molto con i piedi per terra, che è una caratteristica del toro che tu sicuramente conosci, però avete anche un po' questi colpi di testa, o quantomeno lui li ha, quindi la paura di lasciarsi andare a questa situazione, magari di lasciarsi andare a quello che potrebbe essere anche una sventatezza, no, in questo rapporto, un po' lo spaventa, però poi vicino a questo arriva la carta della fortuna, quindi vuol dire che c'è qualche cosa che porta lui sicuramente a lasciarsi andare, no? Questa è una storia che la carta mi fa vedere, ecco qui abbiamo la carta della coppia, la riuscita di un'impresa, perché mi sembra di capire che da un po' che tu stai aspettando, mi sbaglio? E infatti, quindi la riuscita di un'impresa è proprio la carta classica in questo caso, no? Perché questo suo atteggiamento di riservatezza, di freno, ti sta rendendo comunque insoddisfatto, no? Cominci un po' a giudicarlo un po' in maniera diversa, sì, un po' a perdere la stima, magari, o quantomeno più che la stima, perdere un po' le speranze che questa situazione si possa venire a creare. Effettivamente lui è ladro, è sfuggente, quindi c'è questa situazione, però siccome qui abbiamo la carta della coppia, ti devo dire che sicuramente il passo si fa. Ci vuole ancora un po' di attesa, te lo dico subito, Loredana, da quanto tempo che tu stai aspettando? Purtroppo sì. Da quanto tempo sei in attesa di questa situazione? Un anno. Ho capito, lento, ma questo è proprio morto con ragione della carta, voglio dire, si sta muovendo veramente poco, eh. Guarda, ti dico subito che la situazione non si sblocca prima delle 8 settimane, entro le 8 settimane, quindi andiamo a finire alla fine dell'anno, se non addirittura nella situazione nuova, E questo mi fa un po' vedere anche le due carte, i due mazzetti esterni, no? La prima carta che la leggo sempre, prima e sopra, la carta della novità, però questa è anche qualcosa che nasce, quindi potrebbe arrivare con l'anno nuovo. Adesso siamo sotto il periodo di natalizio, quindi magari lui non se la sente di fare un qualcosa del genere, no? Ma tu vedi per caso se lui sta bene in famiglia con la moglie, non c'ha problemi? Vediamo. Tu sai come si chiama la moglie? Francesca, sei anche l'età, il segno? Io sono 26 luglio, non lo so gli anni. No. Ho capito. Vabbè, più o meno l'hai vista, giusto? No. Mai vista? Su Facebook, vabbè, comunque sai com'è fatta. Sì. Benissimo, allora, guarda, mettiamo un po' il suo nome. Allora, Loredana, mi dovresti incrociare qualche cosa. Le dita, le gambe, le braccia, quello che vuoi, perché mi serve per escluderti. E andiamo a vedere un attimino Giuseppe con Francesca, così vediamo il loro rapporto matrimoniale, va bene? Mi dai uno stop quando ti senti pronta? Benissimo. Destra, centro o sinistra? Centro. Allora, vediamo un po' questa situazione. Beh, non posso parlare, ascolta, non bisogno della porta, io apro, sì? Dico solo sì e no. Va benissimo, d'accordo, tranquilla, sappiamo un po', comprendiamo tranquillamente. Okay. Intanto io metto giù le carte. Sì. Ecco qui. A posto, intanto studiamo un po' le carte, intanto che torna Loredana. Sì. Ci sei, sì? Benissimo, allora ti dico subito che il rapporto fra loro due non è affatto positivo, perché lei mi esce fuori con la carta del dispiacere, delle lacrime, di fronte a un uomo che comunque si sente incatenato in questo rapporto,
Non si sente a suo agio. La situazione fra di loro, guarda, ti devo dire in tutta onestà che non è una situazione di fiamme, cioè non voglio dire che questi due litigano, si ammazzano, ecco, però sicuramente non è una situazione positiva. Lui non sta bene in casa ed è il motivo per cui sta guardando da un'altra parte. Però non ho né una carta di chiusura fra di loro, né tantomeno una situazione comunque tragica. Lei però è totalmente insoddisfatta, mi esce fuori, vedi, come donna maritata insoddisfatta e gelosa, per cui questo vuol dire che lui è molto lontano, lui con il pensiero verso l'avventura, verso comunque qualcosa di diverso, un uomo che si sente incatenato ma che vorrebbe scappare via, quindi non c'è una buona situazione nella maniera più assoluta. Sì. Non ho capito. Con questo risentirà. Ma diciamo che con questo vuol dire che lui con lei continua a restare. Questo te lo dico subito, non è una chiusura fra loro due, però non ha un bel rapporto dentro casa, non è innamorato di questa donna, sta guardando da un'altra parte, c'è l'interesse in quei confronti, c'è un coinvolgimento assolutamente verso di te, quindi un passo verso te lo viene a fare, l'abbiamo già visto, c'è sicuramente un lasciarsi andare in questa situazione, ma con i suoi tempi, ti ripeto, sicuramente nel periodo che stiamo andando ad affrontare, magari anche un po' per i sensi di colpa, no? È un periodo un po' particolare dell'anno, si avvicina al Natale, ci si riunisce, quindi magari cerca di evitarla questa situazione. Però siccome le carte ci fanno vedere entro le 8 settimane, questo non vuol dire che lui non si possa muovere prima, perché magari ricapita la situazione, state insieme, vicini, e lì può scappare il bacio, può scappare l'abbraccio, qualsiasi situazione, insomma, ecco, questo dipende un po' da tutti e due, anche da come vi ponete l'uno con l'altro, cioè se avete possibilità di stare vicini e c'è questa adrenalina che è uscita nelle carte, questo desiderio, la situazione vi può sfuggire di mano da un momento all'altro, visto che siete tutti e due pronti. Ecco. Tu sei sicuramente più coraggiosa di lui, sei più pronta a buttarti, lui come tutti i maschietti aspettano sempre un po' meno coraggiosi in queste occasioni. Devo lasciare. Certamente, io ti ringrazio, ti auguro una buona serata. Ok, a te cara. In bocca al lupo per questa cosa. Ok, a risentirci. Grazie. Prego. Sì, sì. E poi mi faccio sentire io. Sì. Ok, ciao, ciao, ciao. Ecco qui. Allora, stavo dando il numero del codice, ve lo do subito, 2140930. La prima persona che chiama qui al nostro centro ha diritto a 10 minuti totalmente gratis per avere un consulto con la cartomante a piacere e poi se vuole comunque prolungare la conversazione con noi, il resto dei minuti vengono comunque pagati a 0,50 centesimi, che è sicuramente una cifra molto bassa, e quindi questo è un omaggio che viene fatto, però viene fatto soltanto una volta con la prima persona che chiama con questo codice che io sto dando in questo momento. La mia collega che verrà dopo sicuramente darà un altro codice, quindi sarà data la possibilità ad un'altra persona di fare la chiamata in diretta. Inoltre conservate il numero del codice, perché entro il 31 dicembre verrà fatta un'estrazione fra tutte le persone che hanno usufruito di questo omaggio, no? Le persone che hanno qui chiamato, e c'è un bellissimo viaggio in omaggio per la persona che viene comunque sorteggiata. Anche questo, insomma, un bel modo per cominciare l'anno nuovo, visto che comunque il sorteggio c'è il 31 dicembre, sicuramente il viaggio ne ha fatto nell'anno nuovo, insomma mi sembra un bel modo per cominciare. C'è la possibilità anche di poter chiamare chiaramente, normalmente, quindi al nostro 899-899-871 al prezzo di un euro, oppure dalla Svizzera, noi abbiamo moltissime persone che ci chiamano, che cercano comunque il consulto con noi, e dalla Svizzera il numero invece è 0901 127 127, e la cifra, chiaramente qui parliamo del franco svizzero, un franco e un 20.20, quindi c'è sicuramente la possibilità anche di fare queste chiamate. Allora, qui davanti a me vedete un po' di oggetti, scusatemi, c'è una chiamata in arrivo. Buonasera, sono Carmen, con chi ho il piacere di parlare? Ciao Carmen, mi chiamo Laura, 40 anni pesci. Buonasera Laura, ben arrivata intanto. Allora. Senti, lui
e Franco, sì. 49 anni, Sagittario. Sì, Franco, 49. Sono stato con un'altra, che tradisce tranquillamente, perché non è innamorato. Tra di noi c'è una conoscenza di 3 anni, e in questi 3 anni ha fatto vari approcci, senza mai fare il sesso completo. Abbiamo litigato perché lui dice che non vuole fare il sesso completo con me, vuole tutto tranne il sesso. Cioè amore, complicità a livello platonico, ma non il sesso. Perché? Perché si ferma di fronte al sesso? Non te lo spiega? Dice che non sono il suo tipo a livello estetico. Secondo me è perché ha paura di coinvolgere. Eh sì. Siamo arrivati ad un punto morto. Io gli ho detto ci incontriamo e ne parliamo una volta per tutte. Certo, certo. Vuoi vedere un po' lui come agisce a questo punto? Certamente. Allora, vediamo subito, Laura. Tu sei libera, Laura? Ho provato a chiamarlo e non mi ha risposto, ma magari stava lavorando e quindi sai, quando lavora non risponde. Beh, certo, ma l'incontro tu lo proponevi per oggi già? No, fra una settimana circa, torno dalle mie parti e quindi lo posso vedere. Ho capito. Voi ma abitate lontano? Io sto a casa di mia madre, a casa di mia. Ho capito. Allora, vediamo un po', mi dai uno stop quando ti senti pronta, Vediamo che cosa. Benissimo. Destra, centro, sinistra. Sinistra. Allora, vediamo un po'. Beh, ti dico subito che lui quando ti dice queste cose, cose che fra l'altro ti fanno dispiacere, c'è la falsità nelle parole, vedi qui la carta me la fa vedere, no? Quindi in qualche modo ti sta un po' attaccando, no? In questo senso, come se volesse portarti ad allontanarti, non fisica, non con le parole, non so, è un suo atteggiamento per screditare un po' quella che è la tua sicurezza femminile, no? E il momento in cui gli dico che non mi attrae fisicamente, lei non mi chiede più questa situazione. Effettivamente, eccola qui, mi sembra un po' bugiardello questo uomo, ti dico subito. Molto vigliacco. Vigliacco, hai detto bene. Beh, qui ti dico subito che devi mettere un po' degli ostacoli tu in questa situazione, perché lui sta prendendo quello che vuole, egoisticamente parlando. È un uomo che scappa via dalle responsabilità, eccolo qui, ce la fa vedere la carta. Però ti dico anche una cosa, che quando lui pensa a te, questo è il pensiero, l'uomo che comunque in qualche modo fantastica, no? Sogna, qui pensa a una donna, sì, con i sospiri e il tormento che sei tu, ma ci abbiamo la carta del sentimento, del cuore, del beneficio. Allora, questa è una carta che porta un po' tutto il beneficio, la fiamma che si accende, ed è forse anche il motivo per cui lui non vuole un incontro fisico, perché questa fiamma c'è. È bloccata, in qualche modo un po' la fiamma sotto la cenere, però lui sa benissimo che il momento in cui questa vostra storia varca un po' la soglia, no? Quindi se arriva alla sessualità, lui perde il controllo della situazione. Hai detto bene prima, vigliacco, sì? Scusami, non ho capito quello che hai detto. Che succederà con questo incontro? Vediamo un po' che cosa accade, Sempre ammesso che lui lo accetti, Voi vi parlate soltanto al telefono, incontri pochi, no? Mi hai detto qualche abbraccio e bacio, giusto? No, ogni tanto ci vediamo. Sì, sì. Allora, mi dai uno stop? Stop. Destra, centro o sinistra? Sinistra. Sinistra. Vediamo un po' la situazione. Mi viene fuori abbastanza fortunato questo incontro. Abbiamo la carta del successo e il trionfo vicino all'agro, quindi vuol dire che sicuramente tu sarai in grado in qualche modo di metterlo un po' di fronte a quelle che sono le sue responsabilità, un atteggiamento di vigliaccheria, perché lui pensa di non tradire nel momento in cui parla d'amore, parla di sentimenti, abbracci e baci. Il tradimento non è soltanto quello di andare a letto, il tradimento anzi è spesso e volentieri più nelle parole, no? La confidenza, il feeling che si potrà creare fra di voi. Quindi c'è... No, te lo dico subito. Non ho l'intimità, non mi viene.
Eccola qui, la carta non mi fa vedere che ci sarà dell'intimità, ci saranno delle parole, ci saranno dei chiarimenti in tutto questo, però ti dico subito che al momento attuale qui mi fa vedere che ci vuole ancora un percorso che voi andate a fare, no? Tu sei l'oggetto del desiderio, questa è la matrice, quindi lui ti desidera sicuramente, ma al momento attuale è come se lui ancora fosse un po' ladro, ci vuole un po' di tempo. La carta della fortuna è una carta che mette comunque lui in condizioni di fare un cambiamento di posizione, che è proprio questa, no? Il viaggio, il percorso che deve venire a fare, nel momento in cui tu lo metti un po' alle strette. Ascolta, Laura, l'unica persona che può cambiare questa situazione sei tu. Nel senso che se tu gli fai capire molto chiaramente che se lui non vuole andare avanti in questo modo, tu stai soffrendo e quindi è meglio andare a chiudere un po' la situazione, cioè, o dentro o fuori. Anche tu hai diritto di parola in questa storia, a te non sta bene questa situazione, lo devi mettere un po' di fronte alla scelta. Ti posso garantire che nel momento in cui te lo metti di fronte a questa scelta, c'è la fortuna dalla tua parte, eccola qui. Successo e trionfo. Che è quello che un po' ho iniziato a fare. Sì. Devo continuare sulla devi continuare in questo modo. Un po' per darmi forza. Sì. Un po' perché mi sono fatto bene di questa situazione. Sì. Oggi ho gettato le basi con un altro uomo, lui si chiama Pino, 40-50 anni. Sì. Essendo non lo conosco perché è una nuova conoscenza. Sì. Per fare sesso e iniziare una scomparcizia. Mi piace questo, mi piace. Cioè, stai cercando di fare un rapporto normale mettendo due uomini insieme? Sì, con uno parli d'amore e con l'altro lo fai? Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' come va questa storia. Senti, lui non sa vero di essere questa in questa situazione, ovviamente. Sì, lui ha una storia, non cerca, è separato da 6 mesi, quindi non vuole niente, non vuole niente. Ha già storia, per cui sta bene, ma scopancissimo. Benissimo. Allora, mi dai uno stop quando mi senti pronto? Stop. Sì, destra, centro o sinistra? Sinistra. Allora, andiamo a vedere subito, eh. Allora, ecco qui. Senti, quando è che vi incontrate? Questa sera? No, stasera no, sicuramente. Ma penso la settimana prossima. Mi fa vedere questa cosa. Vediamo un pochino, eh. Ma ti devo dire che la situazione mi va abbastanza bene. Allora, l'inizio non è proprio il massimo, perché tu sei in ogni caso molto incatenata a lui. A Franco, chiaramente, quindi c'è da parte tua una sorta di insoddisfazione, cioè non è esattamente la persona che tu vuoi, infatti tu mi esci fuori un po' insoddisfatta. La persona che tu vai ad incontrare, in ogni caso, mi esce fuori un gran signore, una bella persona, la persona che per te, nonostante non stiamo parlando di sentimenti, però mi esce fuori la carta del successo amoroso, quindi tu sarai interessante per lui, intrigante, quindi una situazione che lo coinvolge abbastanza e hai un modo sinceramente di darti tu, e non parlo sessualmente, attenzione, sto parlando di sentimenti in generale, sei molto generosa dei sentimenti, cioè tu dai a prescindere anche senza avere, e questa è una cosa che comunque lui apprezzerà molto. Guarda, ti dico subito che la situazione non è così facile come tu pensi, perché mi porta la carta dello squilibrio, quella qui, la carta del deviante, quindi i momenti in cui tu ti lascerai più andare in questa situazione, e i momenti in cui il pensiero verso l'uomo tuo, cioè la persona per la quale tu provi un sentimento, perché questo uomo è la leggerezza, la farfalla, state vivendo questa situazione in leggerezza sicuramente, è una cosa positiva, perché la fortuna che vedevamo prima è un qualcosa che comunque va sicuramente a concretizzarsi, perché questo tuo atteggiamento ti premia, eccolo qui, però è anche un atteggiamento che va un po' a pagare, no? In qualche modo, cioè non è sicuramente una cosa che tu farei così a cuor leggero, non ti aspettare che sia la passeggiata, perché tu non sei una persona in questo modo, no? Ti sei buttata su questa situazione per cercare di evadere, però questo porta sicuramente un atteggiamento positivo.
Quindi buttati. Con questo vino la situazione decolla, però ti devo dire ci saranno degli incontri, ma non ti, da parte tua non c'è un grosso coinvolgimento. Cioè lui è disposto, lui è pronto a viversi questa cosa, ma tu la vivi un po' male, perché sei molto innamorata dell'altro, quindi non è una cosa che viene così facilmente. Ho capito, ma davanti. Guarda, qui c'è la leggerezza, qui c'è la leggerezza, non ho una situazione che proseguirà per tanto tempo, secondo le mie carte, perché è proprio presa come leggerezza, diciamo che tu stai facendo questa cosa un po' per andare a smuovere l'altro, quindi non è una situazione di sentimento. Ti devo lasciare, mi devi perdonare perché il tempo a nostra disposizione è quasi terminato. Sì, sicuramente si smuove. Guarda, non a caso c'è venuta la carta della fortuna vicino al ladro prima, mi è venuta adesso. Secondo me lui si smuove quando tu cominci un po' ad allentare la presa, quando sente che ti stai allontanando. A questo punto la situazione sicuramente si viene a muovere. Io ringrazio te, se hai bisogno di altre informazioni ci puoi chiamare direttamente qui al centro, magari in una conversazione in privato possiamo anche entrare un po' più sui dettagli, ecco, diciamo, soprattutto sulla seconda situazione, insomma, ecco. Va bene? Ti auguro una buona serata e in bocca al lupo per tutte e due le situazioni aperte. Senti, ma la seconda situazione, scusa, solo una domanda, sì? La seconda situazione è comunque vede lui coinvolto, nemmeno coinvolta. Sì, 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 è una leggerezza, state partendo tutti e due con una situazione di leggerezza, la farfalla è proprio la leggerezza del rapporto. Ma poi c'è un'evoluzione in meglio? Ma guarda, per vedere se c'è un'evoluzione dobbiamo vedere un po' che tu abbia almeno un primo incontro con lui, mi dai un po' più di dati, un po' più di certezza. Sì, ma soprattutto non mi hai dato grandi dati, non sai l'età, quindi dobbiamo un po', lo devi vedere in modo che tu me lo trasmetti un po' anche attraverso te, no? Perché poi le carte alla fine siete un po' voi che ci fate arrivare a determinate situazioni. Quindi nel momento in cui c'è il primo incontro ci risentiamo e analizzando un pochino la situazione con il primo incontro, il segno e tutto quanto, tu puoi andare avanti in questa situazione. È una bella persona, non è una persona assolutamente falsa. Guarda, ti devo salutare perché ci stanno per tagliare. Grazie. Buona serata. Allora, vi ricomunico il nostro codice che è 2140930. Potete dare questo codice soltanto una volta, la prima persona che chiama diritto a 10 minuti gratis, gli altri minuti vengono pagati comunque a 50 centesimi. Soltanto per oggi, quindi non è sempre, soltanto, e soprattutto si possono utilizzare soltanto una volta, quindi non è che potete richiamare con lo stesso codice due volte. Ci sarà, conservate il codice, al 31 dicembre c'è amministrazione e quindi verranno sorteggiati i numeri, il vincitore ha in premio un viaggio fantastico che verrà fatto sicuramente con l'anno nuovo, quindi anche un bel modo per iniziare l'anno nuovo. Vi stavo facendo vedere poco fa questi oggetti che abbiamo qui davanti, queste sono delle pietre, che sono comunque delle pietre che appartengono un po' al segno, che potete tranquillamente usare per come un regalo, no? E adesso si avvicina il Natale, quindi sicuramente ci sono tanti pensieri da poter fare, ovviamente. Allora, ogni sacchetto si lega sicuramente a un segno, questo che ho in mano è quello dei pesci, e qui ci sono le pietre, ecco, per esempio, non so, qui c'è l'acqua marina, la giada, sicuramente, e ci sono altre pietre, no? Non ve le vado ad elencare tutte, e che fanno parte del vostro segno come portafortuna, potete farle incastonare in un girocollo, un po' come abbiamo fatto noi, questi che abbiamo qui davanti, e oppure tenere semplicemente a portata di mano, potete fare un po' l'utilizzo che più vi fa piacere. Ecco, qui c'è invece quello del, vediamo un po' che cos'è, lo sto scoprendo in questo momento insieme a voi, il Sagittario, un cofanetto rosso che poi rappresenta quello che è un segno di fuoco, che è il Sagittario. Anche qui ci sono parecchie pietre, c'è l'ametista, c'è il quarzo, comunque ci sono tutte le pietre che possono appartenervi. Questo è un omaggio molto carino e potete tranquillamente vedere un po' quello che c'è, che altro abbiamo a nostra disposizione. Ci sono del
portafortuna, degli anelli, bracciali, un po' tutto quello che può essere bigiotteria, sempre andando su cartomantieuropei.it, andate nella sezione che riguarda un pochino quelle che sono le... la nostra oggettistica, no? Tutto quello che noi abbiamo comunque in vendita, compreso anche un vastissimo assortimento di carte un po' di tutti i tipi, e fare comunque lì i vostri acquisti, la vostra scelta, quindi potete approfittare tranquillamente ed è un pensierino anche molto originale. Con questo io vi auguro una buona serata, stiamo per concludere e alla prossima puntata. Buonasera. Ciao a tutti, sono Carmen del Centro di Cartomanti Europei, sono cultrice del mondo esoterico e specialista della lettura delle rune. La mia aura positiva rischiarerà anche dei giorni più neri. Vai su cartomantieuropei.it e seguici tutti i giorni in TV, chiamami allo 0773 49 36 60. Ciao, ti aspetto.